Ciao amici, come va? Sono momenti difficili questi. Non si parla altro che di coronavirus, giustamente, e per sapere come muoversi in questi giorni la cosa più importante è avere delle informazioni molto chiare e precise. L'importante è fare qualcosa di utile, di attivo, proattivo per la propria salute e non farsi prendere dalla paralisi psicologica. In molti mi avete chiesto di darvi il mio parere come esperta di salute naturale e i miei consigli come naturopata in merito al coronavirus. Prima di tutto volevo dirvi che anch'io sono rimasta coinvolta da questa situazione e non poco, perché il mio lavoro è in Lombardia, la mia famiglia è in Emilia, mia mamma vive sola, isolata in Veneto e mio fratello è in Piemonte e all'inizio avevano chiuso queste province. Adesso siamo comunque tutti nelle zone cosiddette proibite e non sarà facile per nessuno nelle prossime settimane. Per fortuna stiamo tutti bene, ma i disagi ci sono e le difficoltà pure. Anche in una situazione così seria ci sono come sempre voci contrastanti. Ho cercato di leggere le fonti più autorevoli e c'è chi minimizza, ma in realtà il coronavirus è un virus influenzale, ma non un semplice virus influenzale. I coronavirus sono una famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi o moderate, come il comune raffreddore, fino a sindromi respiratorie molto gravi, come la MERS, sindrome respiratoria medio orientale, Middle East Respiratory Syndrome, e la SARS, sindrome respiratoria acuta grave, Severe Acute Respiratory Syndrome. Sono chiamati così coronavirus per le punte presenti sulla loro superficie che creano una forma a corona. Quindi c'è chi si fa prendere dalla psicosi e dal panico e chi minimizza. In realtà non è una situazione da sottovalutare o da prendere alla leggera, per un motivo molto semplice. Ancora non abbiamo gli anticorpi per questo virus e non conosciamo la sua traiettoria evolutiva all'interno della nostra specie. Questo non significa che dobbiamo vivere tutti i giorni nel panico e nella fobia, ma nella consapevolezza che bisogna fare tutto il possibile, tutto quello che è nelle nostre mani e che possiamo fare. Lo scopo della naturopatia è proprio quello di aiutare le persone ad accrescere, a mantenere l'energia vitale che è presente dentro ognuno di noi, perché questa è l'energia che mantiene attive le naturali forze di autoguarigione di cui l'essere umano è dotato. Possiamo farlo attraverso l'alimentazione, l'integrazione nutrizionale, i rimedi naturali, le buone abitudini quotidiane, la giusta rigenerazione dell'organismo e la gestione dello stress psico-emotivo oltre che fisico. Oggi in particolare in questo video vediamo quali sono le strategie migliori della naturopatia per mantenere o ottenere un'energia vitale sufficientemente alta, perché il corpo così, se entra in contatto con un eventuale virus esterno, lo possa mantenere nei limiti di un raffreddore o una normale influenza, ma niente di più. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Beh, prima di tutto doveroso dire che bisogna seguire le misure di sicurezza in tutta Italia, è importantissimo, mi raccomando. Il fatto è questo, non possiamo permetterci di ammalarci tutti insieme nello stesso momento, perché non ci sono abbastanza posti letto per essere curati e nemmeno abbastanza medici, infermieri o personale sanitario, parasanitario che possa reggere questi ritmi così disumani tanto a lungo. Per questo, meno contatti abbiamo e meglio è. 2. Restare calmi, lucidi e razionali. Per fare questo è più che mai necessario dedicare un po' di tempo, almeno 15 minuti al giorno, alla meditazione, alla mindfulness, perché è stato dimostrato che tiene lontano lo stress abbassando i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress che disturba il sistema immunitario. Alla fine del video voglio che tutti voi abbiate la possibilità di fare meditazione con un mio audio che potete scaricare gratuitamente e trovate le informazioni in descrizione. 3. Tenere alte le difese con le strategie di naturopatia. La mia strategia include tenere l'intestino pulito, perché la flora intestinale è direttamente collegata al sistema immunitario. Per fare questo due cose sono importantissime. Si può fare il clistere se l'intestino non è regolare, e ho spiegato molto dettagliatamente come farlo in questo video, e si possono assumere dei probiotici per sostenere il microbioma intestinale.
Poi assumere rimedi naturali a base di erbe o piante medicamentose o superfood, perché forniscono i principi attivi e le sostanze necessarie per far funzionare il sistema immunitario in modo ottimale. Per esempio l'echinacea è un classico immunostimolante, ma non solo, c'è anche la schisandra, un'altra pianta fantastica, l'eleuterococco o ginseng americano, che dà anche energia in modo molto equilibrato, e poi anche il noni o noni, la pappa reale che tutti conosciamo, la rosa canina e la propoli. Tutti questi rimedi vanno assunti seguendo le indicazioni riportate in etichetta, senza esagerare con le dosi, mi raccomando. Se ci sono comunque problemi in corso o patologie pregresse, chiedete al vostro medico di fiducia, è molto importante. Anche gli oli essenziali sono molto efficaci per combattere virus e batteri, in particolare l'origano è una nostra pianta mediterranea e ha un potere antibiotico, antibatterico e antivirale molto potente. Altro fattore importantissimo, il riposo. Bisogna riposare in modo adeguato, perché senza la rigenerazione il corpo non ha le energie necessarie per affrontare eventuali battaglie contro virus e batteri. 4. Curare l'alimentazione. Deve essere più che mai sana, niente cibo spazzatura che ci riempie di tossine. Seguite un'alimentazione leggera ma nutriente, proteica. Attenzione però alla carne, perché è piena di antibiotici e ormoni. Attenzione anche ai salumi, ai formaggi, a tutti i cibi pesanti, perché appunto appesantiscono e limitano la digestione, che invece deve essere fluida e veloce per non tenere impegnate le energie del corpo nello stomaco troppo a lungo, perché devono essere disponibili per le difese. Una buona abitudine è iniziare la giornata con acqua e limone, perché ci dà tanta vitamina C e alcalinizza. E poi durante la giornata si possono assumere alimenti immunizzanti come aglio e cipolla, crucifere, cereali integrali e legumi. È molto importante bere tanta acqua per mantenersi idratati, ricambiare i liquidi ed eliminare le tossine verso l'esterno. 5. Fare esercizio fisico, e questo è il momento di fare movimento all'aria aperta, ossigenarsi molto bene, visto anche che le palestre sono chiuse. Attenzione però agli sbalzi di temperatura, bisogna vestirsi in base al clima e non respirare l'aria con la bocca aperta se è troppo umida o troppo fredda. Tenete coperta la gola e la testa se serve, per evitare il più possibile di prendere un mal di gola o un raffreddore, che potrebbero essere scambiati con altri sintomi e comunque generare panico più del previsto. Secondo la filosofia orientale, nel buddismo c'è un detto: è saggio chi riesce a trasformare il veleno in medicina. Questa è una situazione molto molto velenosa, dobbiamo cercare di renderla una medicina il più possibile, almeno per lo spirito, per la nostra salute. Cerchiamo di utilizzare questo tempo per rimetterci in forma, per avere cura di noi, per fare meditazione, per mangiare bene, insomma per dare valore alle cose che contano e agli affetti importanti. Abbiamo visto come tutto può cambiare proprio da un momento all'altro, giusto il tempo di un'ordinanza, e la tua vita non è più nelle tue mani. Non disponi più dei tuoi spostamenti, non puoi raggiungere i tuoi cari, non puoi seguire le tue abitudini, non puoi assecondare i tuoi bisogni se devi spostarti. Ma la scelta di come vivere la tua vita rimane tua, ovunque tu sia, in qualunque situazione tu sia. Io sono più che convinta, come dicono i coach americani, che la vita è il 10% ciò che succede e il 90% come reagiamo noi dentro di noi, qualunque cosa accada. Teniamolo a mente anche e soprattutto in queste situazioni tanto difficili. Come dicevo prima, in descrizione trovate il link alla mia meditazione guidata. È un piccolo contributo per tenere lontano il più possibile lo stress e la tensione, rilassare il corpo, la mente e mettere il sistema immunitario nelle condizioni di lavorare al meglio possibile. Però l'importante è meditare un po' tutti i giorni, non solo nei momenti di emergenza. Bisogna nutrire la calma interiore, e questa è una cosa sempre utile in qualsiasi situazione. Detto questo, scrivetemi nei commenti dove siete, come state, cosa sta succedendo. Vi prego, restiamo in contatto. Io proseguirò con la programmazione dei miei video. Se sono su temi più leggeri come il benessere, la bellezza, usate questo tempo per avere cura di voi. Se sono consigli di benessere, seguiteli, perché come vedete fanno sempre bene. Noi ci vediamo nel prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani e tranquilli con la naturopatia di Simona Vignali, naturalmente. Ciao!
è un piccolo... per